14 passaggi nel mio comune che è più vincolato alla provincia di Bergamo. Col sisma siamo arrivati a 22, forse 24, dipende poi da qualche situazione particolare, però 22 sono quelle stanze. Arrivi alla fine di questa corsa ostacoli, comunque ti impegni a 2 anni, non trovi chi ti appalta i lavori. Una volta trovata la stazione appaltante, perché questo è un altro problema, le gare sono quelle europee e nazionali. Nessuno ha tenuto conto delle difficoltà per tutta l'economia locale, per il sisma, venivamo da 8 anni di crisi pesante, pesantissima, e quei pochi appalti sono stati fatti all'ordine del 2-3% di tutta la pianificazione, sono 20 miliardi reali qui sul sisma, non sono 20 miliardi reali. Nessuno delle ditte locali riesce a giudicarsi una gara. Quelle poche sono partite, quei lavori, parliamo di lavori ANAS, lavoratori stradali, dissesti e quant'altro, si a trovare qualche ditta marchigiana che serve, un qualche comune, se riuscire a giudicarsi. Questo lo dicevo prima con la vostra presidente, io ho vissuto un altro terremoto, 97. Sono fatte 3 azioni immediate. La prima, la messa in sicurezza dei beni culturali. La seconda fu quella del rilancio economia, favorendo le imprese locali, favorendo che significa una perfetta legalità, costruire norme che permettano a chi su quel territorio subisce danni anche di mantenere vivo un tessuto economico. La terza fu quella della ricostruzione, con 2 leggi, una per la ricostruzione e una per sempre. Oggi se io ho casa danneggiata a Pozzo, Monte Fortino, e se c'era lei che viene da Roma o da Napoli, non c'è nessuna differenza. Fino a pochi giorni fa faceva testo il numero del protocollo se raccontava la madre. Le assurdità ne potremmo raccontare tante, ma questa, la legge 189 e poi il decreto sisma che hanno fatto per le Marche, perché prima eravamo finiti con Genova, Catania, non si sa dove, hanno costruito un mostro burocratico che se non lo cambiano, 30 anni, la ricostruzione saremo qui ancora a parlarne, chi ci sarà, perché io sono già d'età, penso che non ci sarò più. Quello che ha detto Domenico ovviamente è quello, ormai noi sono 3 anni che facciamo il sindaco, la regione, l'ANCI, e i temi, le problematiche sono talmente chiare, evidenti, solo che c'è una lontananza tra noi e Roma, e dall'altra parte non c'è neanche un minimo di unità per dire ascoltiamo quello che dice il territorio. Questo secondo me è una delle cose più gravi. Poi oggi noi credo che noi la cosa più giusta che dovremmo fare è raccontare la verità su tutto. Allora noi dobbiamo ricordare che la situazione delle Marche è una situazione un po' particolare, perché ricordiamoci che il primo sisma, quando la legge madre che regola tutta la ricostruzione del terremoto è la 189, che è stata fatta con il terremoto di Amatrice e di Arquata, che era un terremoto che, se oggi vogliamo essere onesti, purtroppo troppe vittime, ma in realtà se parliamo di danni parliamo di un quartiere dell'Aquila, poco di più. Okay? E diciamo che in quel momento forse come sindaci eravamo tutti contenti, perché tutto sommato è la prima legge che riconosce il contributo per la seconda casa, che non è poco. Poi Domenico giustamente dice diamo una priorità alla prima, immagino da dire quello, e poi la seconda. Ma se c'è una legge che ci riconosce sia la prima che la seconda, è chiaro che come sindaci non possiamo che essere contenti, soprattutto perché questo è un terremoto che ha colpito tante piccole realtà dove le seconde case non è un fattore secondario proprio per rimanere. E quindi se noi andiamo a ricostruire la prima casa in centro storico, quando ricostruiamo tutte quelle vicine che sono le seconde case, che abbiamo. Dopodiché c'è stata purtroppo la scossa, a quella sono seguite moltissime altre scosse, ma quella del 30 ottobre, dove invece è stato l'opposto, cioè i dati, le morti fortunatamente sono state zero, forse questo anche grazie a quella ricostruzione che era stata fatta nel 97, dove però i danni sono cresciuti in maniera esponenziale.
Allora in quel momento forse bisognava avere il coraggio di dire ok, le regole che prima ci andavano bene perché era un giusto compromesso tra le risorse che venivano messe a disposizione e la burocrazia che noi dall'inizio avevamo evidenziato che era troppo, ma diciamo che c'era un giusto compromesso, oggi non potevano più stare in piedi. Secondo me quello è stato un passaggio fondamentale dove bisognava avere il coraggio di dire ok, oggi quella legge che avevamo fatta prima, che tutto sommato non avevamo contestato, ci andava anche bene, oggi secondo me non è più valida, ecco, queste sono un po' idee. Però ripeto, è stato nominato da poco il nuovo commissario, noi abbiamo riposto la fiducia su tutti i commissari, questo è il quarto commissario che arriva e riponiamo la fiducia anche sul nuovo commissario, perché ripeto, la cosa che più sconvolge è proprio questo, cioè le cose da correggere non sono poi un'esagerazione, però ci sono delle cose del codice degli appalti, cioè è normale che un comune in momento di emergenza deve rispettare delle regole non che sono più restrittive, addirittura che aumentano i messaggi, è impensabile tutto questo, ma come questo potremmo fare una marea di esempi. Penso al personale, oggi i temi su cui principalmente i sindaci si imbattono sono quello dell'accelerazione della ricostruzione pubblica, dell'accelerazione della ricostruzione privata e quello del personale. Noi abbiamo il personale che per via della legge nazionale ovviamente i dipendenti a tempo determinato possono stare non oltre i 3 anni, che sta andando a scadenza, quindi i comuni a breve rimarranno senza personale, quindi perderemo tutto quel personale che è stato formato in questi 3 anni e dovremo ricominciare da capo, capite che è una situazione abbastanza paradossale, ma questo cioè non è che da Roma dicono no alla DEA, il problema è che c'è la legge europea che dice che oltre i 3 anni non si può andare. Quindi bisogna capire però se in caso di emergenza e di situazioni straordinarie come questo bisogna lavorare con norme ordinarie oppure straordinarie. Perché l'altro problema del commissario, al di là che a uno può piacere più uno o più l'altro, e qui non parliamo più nemmeno di colori politici, sono passati tutti, quindi non si salva nessuno, non è che qualcuno domattina, che quella è un'altra cosa peggiore che secondo me offende chi ci sta, chi ci lavora sul terremoto e chi cerca di fare qualcosa. Quando la mattina c'è qualcuno che alza la mano e dice ci vengo io e penso a tutto io. Qui sono passati tutti e non ci hanno pensato nessuno. Quindi oggi lezioni, sindaci, secondo me, lo dico anche da rappresentanti dell'ANCI di piccoli comuni, non le prendo da nessuno, e tantomeno da quelli che vediamo la mattina sulla stampa. Però, ripeto, sono piccole cose, basterebbe un governo che ci ascolti e un commissario che abbia i poteri. Perché se noi nominiamo un commissario straordinario, che poi di straordinario di fatto non ha nulla nei suoi poteri, capite che molto lontano non andiamo. Grazie. Infatti non è dire, ma il commissario, che ruolo è? Che diamo?